Lamberto Cesari, italiano, primo degli italiani in classifica, settimo. Com'è andata oggi, Lamberto? Oggi è stata una bella giornata, sono abbastanza contento, anche perché è stata una giornata in crescendo che dà sempre un buon umore tornando a terra. Ho fatto ottavo, sesto e quarto, con un bel arrivo dell'ultima prova in cui eravamo in quattro al fotofinish sulla linea, con tutti gli italiani della flotta classica a tifare all'arrivo, è stato molto bello. Ma raccontaci un po', condizioni oggi e qual è il bello di questa barca con queste condizioni spettacolari del Garda? Beh, allora oggi condizioni da Garda perfette, è stata una giornata di ora sui 15 nodi, stupenda, si volava benissimo sia di Bulina che di Poppa, non era troppo, l'onda non si è formata troppo, veramente è il paradiso per questo tipo di barche che ormai nella classe Open volano a 20 nodi di Bulina e a 25 di Lasco ed è veramente uno spettacolo. Anche e soprattutto perché a questo europeo c'è un livello altissimo, sono venuti anche degli australiani molto forti, Bando con Brewin, insomma mancano solo un paio di persone perché non sia un mondiale. Infatti, primo degli italiani, davanti uno squadrone veramente forte, ma sono così lontani o comincia ad annusare la possibilità di stare più attaccato e magari arrivare davanti? Ma adesso no, ovviamente non è una gara tra italiani, ma tra italiani insieme per crescere. Siamo tutti cresciuti molto quest'anno, abbiamo fatto dei belli allenamenti quest'inverno, insomma tutta la stagione che c'è stato grazie a questo europeo veramente un bel movimento. E stanno crescendo tutti, devo dire, ora sono davanti, probabilmente mi aiuta anche un po' a giocare in casa, ma insomma dietro di me c'è una bella squadra che è lì, che preme, ma insomma siamo tutti ansiosi di crescere insieme. E quindi grazie a questo lavoro di squadra questi mostri sacri del classe A sono più vicini. Sì, sì, sono alla fine in acqua, non si guarda in faccia a nessuno, e anche loro fanno errori, oggi Cuba ha scuffiato due volte all'ultima prova, quindi insomma una volta che sei in acqua sono solo avversari e si dimenticano le medaglie olimpiche che ti girano intorno. Grazie Lamberto, buon vento allora per i prossimi giorni. Grazie, buon vento a tutti.